Oltre 3 milioni di evasione fiscale da parte di una società di assemblaggio di materie plastiche con sede in provincia di Cremona. E questo è il risultato di un'articolata indagine condotta dai militari delle Fiamme Gialle di Crema, coordinati dalla Procura di Cremona. La Guardia di Finanza ha sequestrato disponibilità finanziarie e beni immobili dal valore complessivo di circa 310.000 euro. La nostra è un'attività di iniziativa che nasce da una verifica fiscale, quindi un controllo di routine effettuato nei confronti di una società che per noi aveva già degli alert di rischio, in quanto risultava non presentare le previste dichiarazioni fiscali su diverse annualità d'imposta a partire dal 2017. Quindi abbiamo avviato prima di tutto le nostre attività di verifica e nel corso delle stesse abbiamo comunque accertato l'ammontare delle imposte evase, ovviamente quantificando anche la base imponibile sottratta a tassazione, e all'esito di questa attività gli amministratori della società sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di omessa dichiarazione. Successivamente quindi abbiamo svolto anche un'indagine delegati e coordinati dalla Procura di Cremona, e all'esito di questa indagine abbiamo dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo su disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore di circa 310.000 euro. E a margine poi ovviamente di tutta questa attività abbiamo anche eseguito un controllo in relazione alla posizione dei lavoratori di questa società cremasca, e in particolare abbiamo comunque rilevato l'impiego di ben 26 lavoratori in nero nelle diverse annualità, per i quali non erano state comunque presentate le previste comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, e quindi abbiamo anche sanzionato gli amministratori della società con una sanzione amministrativa di oltre 70.000 euro.